L'arte è anche sfida, cambiamento, conoscenza ed evoluzione. All'Università all'Orientale è iniziato il laboratorio di cinema, che vede come docente responsabile il professor Giuseppe Balirano, presidente del CLAOR, il centro linguistico di Ateneo, e il professor Giordano, docente esperto di laboratorio. Abbiamo sbagliato la prima. Da scena 1, 2. Come sta? Bene. Il laboratorio di cinema sublima la vocazione a ridurre il diaframma tra chi il cinema lo fa e chi ambisce a farlo. Ogni martedì, fino al 7 maggio, dalle 14.30 alle 16.30, presso l'aula 5.4 del CLAOR a Palazzo del Mediterraneo dell'Orientale, gli studenti ammessi al laboratorio di cinema hanno la possibilità di acquisire i fondamenti della tecnica cinematografica. Competenze che metteranno a frutto nella realizzazione di video essay a scopo didattico dei film proiettati. È previsto un seminario finale aperto al pubblico e incentrato sull'innovativa metodologia didattica del laboratorio e saranno invitati il rettore e esponenti dell'Ateneo, nonché professionisti del comparto audiovisivo e della Film Commission Regione Campania. La rassegna cinematografica, con titoli selezionati dal professor Giuseppe Borrone, affronterà il tema del multiculturalismo. Il 16 aprile verrà proiettato Un milione di italiani non sono italiani, di Maurizio Braucci. Il 23 aprile sarà la volta di Matema, di Maurizio Giordano. Il 30 aprile verrà proiettato Il mare che muove le cose, di Lorenzo Marinelli, con protagonista Nando Paone, ospite del laboratorio insieme al direttore del Festival d'Accordi e Disaccordi, di Pietro Pizzimento. Il 7 maggio, Il vizio della speranza, di Edoardo De Angelis, che interverrà insieme al produttore Silvestro Marino, della Sly Production. Dopo ogni proiezione, alla presenza dei registi e degli attori, seguirà il dibattito, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del professor Balirano e del professor Giordano.